Salve a tutti, per le guide di Sodi Linux, questa video lezione è centrata sulle accessibilità, le funzioni di accessibilità da tastiera di Sodi Linux. Parto con questa schermata per dire che tutte le tastiere di qualsiasi tipo, QWERTY, semplificate ad alta definizione, ad alto contrasto, sono immediatamente riconoscibili, riconosciute da Sodi Linux. Basta, non c'è altro da dire, inserite le tastiere e queste funzioneranno. Invece passiamo a raccontare quali sono le funzioni e dove andare a trovarle per regolarle sulla persona. In tecnologie assistive, accessi alla didattica, applicativi per compensare le difficoltà. Tecnologie assistive. Ecco qui, questa schermata, cliccate accessibilità da tastiera. Bene, con questa schermata potete gestire le funzioni dei tasti. Quindi ripetere i caratteri finché in tasto è premuto, ritardo breve, cursore intermittente, disposizione della tastiera, qual è la tastiera, accessibilità, adesso vedremo anche cosa vuol dire, cioè tasti duplicati, tasti premuti più volte, l'uso del mouse da tastiera e le pause di digitazione. Questo dipende se io voglio bloccare la tastiera per un certo periodo a una persona. Bene. Ecco qui, ho aperto una schermata dove, con un testo che adesso tolgo e farò vedere che cosa vuol dire le funzioni di personalizzazione della tastiera. Allora, quando io scrivo, se tengo schiacciato si ripete un carattere. Se avvio questo ambiente, la velocità del carattere, adesso schiaccio R, vedete? Prima che parte è passato un bel po' di tempo, ripeto, con l'H. Ecco, spero si sia sentito. Se io il ritardo lo metto breve e la velocità lo metto alta, appena schiaccio dovrebbe partire. Vedete? Quindi queste funzioni ritardano l'esecuzione di un certo comando e quindi permettono all'utente di avere dei movimenti non precisi. Questa è una personalizzazione. Un'altra personalizzazione è questo cursore che vedete. Vedete il cursore? Questo qui. Questo cursore pulsa. Ecco qua. Pulsa con una certa velocità. Se io la aumento, vedrete che pulsa velocissimo. Se io lo rallento, pulserà molto più lentamente. Eccolo lì. E questo aiuta le persone a poterlo individuare. Invece, questa è la tastiera, dovevi decidere che tastiera è. Parliamo di questo altro ambiente, l'accessibilità. Ignorare rapide pressioni di tasto duplicate. Allora, se io tengo il tempo breve, vedete, lui scrive sempre. Se io, ecco, se io tengo tempo lungo e replico velocemente, vedete, non scrive, c'è bisogno che passi un po' di tempo e questo aiuta le persone che hanno il tremolio nella mano. Lo tolgo perché se no succedono pasticci e così via. Permanenza dei tasti. Adesso voglio far vedere l'importanza di avere la tastiera usata come mouse. Se io abilito controllo il puntatore usando il tastierino numerico. Bene, a questo punto io adesso muovo il mouse, che vedete, eccolo qua, col tastierino. Il 7 porta in alto a sinistra, il 9 alto a destra, l'1 in basso, il 3 e il 6 a destra, il 4 a sinistra e il 5 fa invio. Questo è molto utile perché chi non può usare il mouse può usare un tastierino numerico e può anche scrivere col tastierino numerico con l'invio. Farò vedere come. Ovvero, queste sono le funzioni di regolazione della tastiera. Mancava di dire commutare le funzioni di accessibilità con le scorciatoie e si apre quest'altro ambientino. Voi potete regolare anche tutte queste funzioni. Adesso io non le racconto tutte perché è importante capire che per gestire la facilitazione di una tastiera per un utente è quella di mettere l'utente davanti alla macchina e trovare la sua impostazione.
trovarla con tutti questi controlli. Sono molti e permettono di arrivare proprio alla misura della persona, o scegliendo la tastiera adatta o regolando l'utilizzazione della tastiera con quelle funzioni lì. Diciamo che la gamma delle possibilità è molto 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 vasta, c'è veramente la possibilità di adattarsi. Adesso vediamo, quando una tastiera non è adatta alla persona, cosa posso fare usando una tastiera a schermo. Cioè, la tastiera io non la uso, questa qui di plastica che ho davanti, uso una tastiera a schermo. Allora, sempre nell'ambiente preferenze, guardo le applicazioni predefinite preferite, perché in accessibilità tastiera a schermo, se io eseguo l'avvio, ho la possibilità di avviare la macchina e contemporaneamente avviare anche la tastiera a schermo. Adesso io non lo faccio, se no mi si avvia sempre. E la tastiera a schermo è questa qui. La posso avviare anche manualmente, e adesso l'avvio, eccola qua, è on board. Questo on board si posiziona qui, ma io la posso là alzare, abbassare, metterlo a destra, a sinistra, dove mi pare. E ovviamente qua è grande, quindi non posso, là, così, vedete, posso modificarla. Posso modificarla in dimensione e posso modificarla in aspetto. Adesso farò vedere. On board ha addirittura, vedete, clic centrale, clic destro, doppio clic, trascinamento. Cioè, far diventare, posso scegliere poi con tastiera a schermo, spostarmi e fare delle funzioni di clic con questa freccia. Ma adesso andiamo a vedere le modifiche che posso fare da questo ambiente là. Ah, eccolo qui, le impostazioni. È interessantissimo, la prima cosa da fare è scegliere il tema. La volete ad alta contrasto, qui ce ne sono un bel po' di tastiere, scegliete quella che vi pare, questa addirittura per aiutare con i colori eccetera. A me piace questa. Poi dall'ambiente generale potete vedere, nascondi automaticamente, mostra automaticamente durante la modifica del testo, opzioni, mostra nasconda la tastiera, avviare, on board, nascosto, mostrare un'icona. Quello che è interessante è un po' di più agganciare al bordo dello schermo, qua scegliete dove si deve agganciare, appena parte, senza bisogno di spostarla. Ovviamente dipende dalla persona. Riproduce un suono, mostra pop-up delle etichette, assistente alla digitazione, mostra i suggerimenti ortografici, a prendere il testo che hai digitato, inserire separatori delle parole, mostra più frecce, mostra un pulsante per sospendere l'apprendimento, mostra il selettore della lingua, correzione automatica, scrive automaticamente in maiuscolo durante la digitazione, e apprendi o non apprendi, perché addirittura può imparare da voi. La cosa interessante, dicevo, è questa qua, che questa tastiera può essere una tastiera a scansione. Quindi qua posso impostare la scansione, cioè vengono esposti, evidenziati le lettere, e io faccio clic, posso attribuire un certo tempo sulla lettera che mi interessa, e quindi posso scrivere clic di scansione, cicli di scansione eccetera. Adesso non l'avvio perché sennò dura troppo questa video lezione. Chi è interessato a questo ambiente lo deve solo sperimentare, scegliere i tempi che gli interessano. Mi interessa invece mostrare come questa tastiera a schermo associata a un tastierino direzionale del mouse, appunto questo, spero si senta la digitazione, può far parlare il computer. Io avvio, che si dovrebbe avviare in automatico, però se avvio non è avviato Vox, si vede questa barra. Adesso è piccola perché il computer ho impostato dalle opzioni di vista le icone piccole, però potrei anche scegliere l'icona grande, vero? E dopo aver impostato la configurazione di Vox, hai scelto questa voce in italiano, nella 6 di idiomi, a questa velocità gli dico leggi le parole,
che scriverei, conferma. Io col tastierino direzionale potrò scrivere. Adesso scriverò oggi col tastierino, oggi è settembre, non so. Vedete, sposto giù il tastierino, quando arriva lì, ecco che è partita la scansione, per cui adesso la fermo, non l'avevo disabilitata, preferenze, abilita la scansione, disabilita, ecco, l'ho disabilitata, mostra, là. Supponiamo che un utente abbia l'avvio automatico della scheda, della tastiera, qui abbia una bella icona sul monitor, a tasto destro aggiungi alla scrivania, là, voglia parlare, gli ridimensiono l'icona perché così la può immediatamente trovare, ecco, qua gli scrivo scrivere, lui si alza, la mattina accende il computer, col tastierino direzionale ci va sopra, fa clic e parte il programma per scrivere, e allora lui potrà scriverti cambio idea, buongiorno, e sentire quello che hai scritto. Col tastierino vado sulla B, ecco, tenete presente che la sia B, è chiaro che ci vuole un po' di tempo, ma vi assicuro che funziona. Una nostra ragazza si è laureata con questo sistema e adesso lavora al Museo di Storia Naturale di Verona, perché ha raggiunto una velocità d'uso del tastierino notevole. Posso anche ingrandire i tasti, vero? Buon. Non l'ho avviato, dovrei averlo avviato. Buon. Eccolo lì. Buon. Andiamo sulla G. Oltre le 5 lettere dovrebbe venire l'anticipazione di parola. G. I. G. O. Eccolo lì. Vede, l'anticipazione ha messo giovedì. Forse è stata la parola digitata più. Vabbè, scriviamo buon giovedì. Invio. Giovedì. Se voglio sentire tutto. Buon giovedì. E quindi la persona può parlare. Ho voluto mostrare questo aspetto perché è un aspetto che ha veramente permesso a questa ragazza. Insomma, l'abbiamo avuto sotto gli occhi. Un tastierino direzionale, una tastiera a schermo, la possibilità di scrivere. Ovviamente di disegnare e di fare qualsiasi cosa. Quindi, direi che per iniziare a trovare la giusta sistemazione per una persona che usa una tastiera a schermo o tastiera normale, per le guide di Sodi Linux i sistemi di accessibilità da tastiera sono questi. Buona sperimentazione, vi auguro di trovare la giusta impostazione per i vostri utenti.